Iniziamo per onorare Sri Aurobindo. Oggi ho trovato una sua poesia che ci permetterà di entrare un po' nello spazio sacro al quale sempre cerchiamo di accedere. La poesia si chiama L'ospite. Ho scoperto il mio profondo essere imperituro. Mascherato dalla facciata della mia mente, immenso, sereno, va incontro al mondo con uno sguardo immortale. Un Dio, spettatore della scena umana. Nessuna pena e dolore del cuore e della carne possono calpestare quel santuario puro e silente. Pericolo e paura, segugi del fato, sfilando il loro guinzaglio, sciolgono corpo e nervi. Lo spirito senza tempo è libero. Si desta raggio e testimone di Dio nel mio petto, nella sostanza imperitura della mia anima, come una fiamma imperscrutabile, l'onnipotente ospite. La morte si avvicina. Il destino prende il suo pedaggio. Sente i colpi che frantumano la casa della natura. Calmo siede, formidabile, luminoso. L'ospite Sri Aurobindo. È l'ospite che abbiamo dentro di noi. E così ci ha portati in questo silenzio meraviglioso, in questa pace, nella coscienza di questa immortalità che portiamo dentro di noi. È bellissimo.
sente i colpi che frantumano la casa della natura. Calmo siede, formidabile, luminoso. Nessuna pena e dolore del cuore e della carne possono calpestare quel santuario puro e silente. Un Dio spettatore della scena umana. Siamo entrati nel nuovo mondo che lui è venuto a portare sulla terra. È una vibrazione che ci avvolge che ci porta pace, silenzio, vastità. Perdiamo i nostri confini, usciamo dalla prigione. E allargandoci permettiamo al nuovo mondo di entrare in noi. E nell'introduzione alla biografia di Sri Aurobindo, edita da Domani, uscita da poco, egli dice: nessuno può descrivere la mia vita. Non è stata vissuta in superficie, perché gli uomini potessero vederla. E poi ci dice, prima di tutto, quello che importa nella vita di un uomo spirituale non è ciò che ha fatto o che è apparso alla vista degli uomini del suo tempo, che è quanto lo storico e o il biografo cercano, ma ciò che è stato fatto ma ciò che è stato e ha fatto di dentro. Solo questo dà valore alla sua vita esteriore. È la vita interiore che dà a quella esteriore il potere che questa possiede. E la vita interiore di un uomo spirituale è qualcosa di vasto e pieno, e perlomeno nelle grandi figure così traboccante e fecondo
di cose significative che nessun biografo o storico potrà mai sperare di afferrarlo per intero o raccontarlo. E per riprendere la lettura della vita senza morte, eravamo rimasti a queste parole misteriose. Si parlava del silenzio mentale, che per certi versi sembrerebbe una tappa finale, e che invece nello yoga di Mahesh Aurobindo è solo l'inizio. Cioè, ci viene detto, la liberazione dalla mente non ci fa uscire dal tran tran umano di tutti i giorni. Per uscirne, evidentemente, bisogna andare più in là o più in fondo. E il prossimo paragrafo si intitola La spiritualità. Di fronte a questo ostacolo principale, che continuava a vanificare la solidità e la stabilità di realizzazioni pagate tanto care, le spiritualità hanno trovato una sola risposta: proteggere la loro realizzazione con alte mura, isolandosi da una vita evidentemente troppo incline a risvegliare nell'uomo reazioni contrarie all'ideale perseguito. In un monastero, magari sull'Himalaya, è più facile consacrarsi a Dio, dedicarsi esclusivamente all'oggetto della propria ricerca, senza dover preoccuparsi un granché di una vita troppo contraddittoria e imbarazzante. E Mer ci dice, e si capisce benissimo come mai i santi, i saggi, quelli che avevano scelto di stare sempre in un'atmosfera divina, si fossero sbarazzati di tutte le cose materiali, perché non erano trasformati e perciò ricadevano nell'altro modo di essere. E questo a un certo punto diventa sgradevole. Ma trasformare questa vita materiale qui è una cosa incomparabilmente, immensamente superiore, nel senso che dà una stabilità, una coscienza e una realtà straordinarie. E Sri Aurobindo ci dice, le antiche strade dello yoga non sono riuscite né ad armonizzare né ad unificare lo spirito e la vita, anzi hanno rinnegato il mondo, considerandolo maya, illusione,
o un gioco transitorio? Certo, prima dobbiamo realizzare tutte le esperienze parziali possibili sul piano mentale e inondare, illuminare la mente con le luci spirituali. Ma poi bisogna andare oltre. Se non saliamo più in alto, cioè sul piano sopramentale, non possiamo conoscere il segreto ultimo del mondo. Il problema che il mondo ci pone non è risolto. Nel sopramentale, invece, sparisce l'ignoranza che è all'origine della dualità fra spirito e materia, la contraddizione fra la verità dello spirito e la verità della vita. Lì non è più necessario dire che il mondo è Maya. Il mondo è il gioco eterno di Dio, l'eterna manifestazione dell'Io. Perciò diventa possibile conoscere Dio interamente e possederlo interamente. E continua, la legge della terra deve essere cambiata, deve essere creata una nuova atmosfera. Il problema non è soltanto raggiungere la conoscenza, il potere, eccetera, ma farli scendere. Tutta la difficoltà sta nel farli venire giù. Poi vedremo il riferimento. Vediamo se lo posso già trovare. Questo è da Evening Talks with Sri Aurobindo di Purani. E Mer dice, quando uno va per la strada che sale, il lavoro è relativamente facile. È una strada che avevo già percorso all'inizio del secolo, stabilendo un rapporto costante col Supremo, con quella cosa, al di là del personale e degli dèi e di tutte le espressioni esteriori del divino, ma anche al di là dell'impersonale assoluto. È una cosa di cui non si può parlare, bisogna farne l'esperienza. Ma è questa cosa, tra virgolette, che bisogna far scendere nella materia. È la strada che scende, quella che ho incominciato con Sri Aurobindo. E qui il lavoro è immane. Il prossimo paragrafo si intitola Il corpo. La vita può cambiare solo a patto che ce ne occupiamo. Il nostro corpo imperfetto può cambiare solo a patto di entrarci risolutamente dentro. Quando mai ci fermiamo un attimo per chiedere al nostro corpo come sta, o semplicemente per fargli un piccolo cenno amichevole di riconoscimento, così, senza motivo?
ci camminiamo insieme, ci dormiamo insieme, tagliamo la legna o tiriamo l'arco assieme a lui e poi, è ovvio, naturale, tanto lui va avanti comunque. E Sri Aurobindo ci dice: in passato il corpo era considerato dai ricercatori spirituali più un ostacolo, qualcosa da scartare e da vincere, che uno strumento di perfezione spirituale e vero campo della mutazione spirituale. Il corpo è stato condannato in quanto materia volgare, impedimento insuperabile, e le limitazioni del corpo umano, considerate immodificabili infermità che impedivano qualsiasi trasformazione. Questo perché il corpo umano, anche al suo meglio, appare mosso soltanto da un'energia vitale, a sua volta limitata e avvilita dalle attività più meschine e volgari o persino dannose. È proprio il corpo a portare il peso dell'inerzia e dell'incoscienza della materia, sveglio solo parzialmente. E quando è agitato e pungolato dall'attività nervosa, resta subcosciente nell'azione fondamentale delle cellule e dei tessuti che lo costituiscono e nelle loro segrete funzioni. L'importanza del corpo è evidente, continua Sri Aurobindo. L'uomo si è elevato al di sopra dell'animale proprio perché gli è stato dato o ha sviluppato un corpo in grado di ricevere e servire un'illuminazione mentale progressiva. Nello stesso modo, solo sviluppando un corpo o perlomeno un funzionamento dello strumento fisico capace di ricevere e servire un'illuminazione più alta ancora, l'uomo potrà innalzarsi al di sopra di se stesso e realizzare non solo nei pensieri o nell'essere interiore, ma nella vita un'umanità perfettamente divina. Altrimenti, o la promessa della vita è nulla, il suo senso vanificato, e gli esseri terrestri possono realizzare il Sacchidananda, principio eterno, solo abolendo se stessi, ritirandosi dalla mente, dalla vita e dal corpo, e tornando al puro infinito, oppure l'uomo non è lo strumento divino ed esiste un limite predestinato al potere di progresso cosciente che lo distingue da tutte le altre creature terrestri. E come l'uomo le ha sostituite alla testa dell'evoluzione, un'altra creatura lo sostituirà, assumendone l'eredità. L'avvenire. Usciamo allora dai monasteri e dalle nostre isole privilegiate
per far fronte alla vita là dove si trova, per le strade, in ufficio, dovunque il corpo viva, cammini e respiri. La vita non è contraddittoria, vive e basta, sta a noi amarla e capirla. Il corpo, il nostro corpo, è il campo di battaglia della prossima specie. È il crogiuolo evolutivo in cui Dio intende fondere il nuovo uomo. Sri Aurobindo ci dice, ce lo prova con l'esempio, che possiamo partecipare a questo movimento e addirittura affrettarlo. Siamo insomma invitati a partecipare al nostro futuro. E Sri Aurobindo dice, l'uomo così com'è non può essere il termine ultimo di questa evoluzione. È un'espressione troppo imperfetta dello spirito. E anche la sua mente è una forma e uno strumento troppo limitato. La mente è un termine mediano della coscienza. L'essere mentale può essere soltanto un essere di transizione. Se quindi l'uomo è incapace di superare lo stadio mentale, dovrà a sua volta essere superato. Il sopramentale e il sovrauomo devono manifestarsi ed assumere la guida della creazione. Ma se la mente è capace di aprirsi a ciò che la supera, allora non c'è ragione che non sia l'uomo stesso ad arrivare al sopramentale e alla sovrumanità. O perlomeno che egli non presti la sua mente, la sua vita e il suo corpo all'evoluzione di questo più grande termine dello spirito e a una sua manifestazione nella natura. Questo è dalla vita divina, the life divine. Lasceremo cadere l'invito? Sarebbe un peccato, innanzitutto per noi, perché tutto va avanti, tutto progredisce continuamente in questo universo e ciò che ristagna è costretto a morire e a dissolversi. E Sri Aurobindo ci dice, altrimenti quel che si compirà sarà alla fine la realizzazione di un piccolo gruppo che darà inizio ad un nuovo ordine di esseri, mentre l'umanità, avendo sentenziato la propria inadeguatezza, sprofonderà in un declino evolutivo o in una stagnante immobilità. Infatti, solo una costante tensione ascensionale ha finora consentito all'umanità di sopravvivere e l'ha mantenuta alla testa della creazione. Ma poiché
il fardello addossato all'umanità è troppo grande per l'attuale piccolezza della personalità umana, per la sua ristrettezza mentale, per i suoi meschini istinti vitali, poiché essa è incapace di compiere il cambiamento necessario, poiché usa i nuovi mezzi e la nuova organizzazione al servizio del suo vecchio io vitale, infraspirituale e infrarazionale, il destino della specie sembra pericolosamente indirizzato, suo malgrado e per una sorta di impazienza, verso una lunga crisi di confusione e di pericolo sotto la spinta dell'ego vitale, dominato da colossali forze che lui stesso ha sviluppato nell'immane sistema di vita creato dalle sue conoscenze meccaniche e scientifiche, le quali hanno raggiunto un grado talmente enorme che né la ragione né la volontà possono più controllarle, mentre esse possono precipitare l'umanità nel buio di una violenta e rischiosa incertezza. Ma anche se tutto ciò si rivelasse una fase transitoria e non sostanziale, anche se l'uomo trovasse un rimedio strutturale tollerabile per rendere meno catastrofico il suo incerto viaggio, non potrebbe trattarsi che di un temporaneo sollievo, perché il problema è fondamentale e nel porlo la natura evolutiva nell'uomo sfida se stessa ad una scelta critica che deve risolversi prima o poi nel suo senso vero, se la specie vuole arrivare al proprio fine o semplicemente a sopravvivere. Citazione di Satprem dal Carnet dell'Apocalisse, che dice: mi piacerebbe, questo credo che sia una lettera ad un'amica, l'avevo pubblicata già, mi piacerebbe prendervi la mano e dirvi: vedi, non è così complicato. È necessario soltanto fermarsi un po', alcuni secondi, riprendere la propria respirazione, ricollegarsi alla sorgente. Allora è semplice. Questa piccola respirazione in mezzo alle cose, questo tempo di sosta per un niente che è tutto e che fa tutto, questa fiducia nell'anima che guida da dietro, è tutto quello che occorre, la chiave di tutto. Bisogna provare. Si dimentica e poi occorre ricordarsi. Si dimentica ancora e ci si aggrappa di nuovo come un supplizio
rapporto tranquillo che porta le cose. Si respira meglio, si vede meglio, si vive meglio. Bisogna ricordarsi di questo per un attimo e si crea come un buco in questo soffocamento ambulante. Un richiamo d'aria dal quale entra istantaneamente la buona luce, la buona azione, la buona decisione, la distensione, il vasto della vita. Un richiamo d'aria dal quale entra istantaneamente la buona luce, la buona azione, la buona decisione, la distensione, il vasto della vita. Bisogna ricordarsi. Bisogna respirare ogni tanto, un secondo. Sul bordo di un marciapiede, aprendo una porta, non importa dove, non importa quando, ci si ferma e si pensa a questo. Allora tutto cambia, allora tutte le porte si aprono. Urtiamo solo contro il nostro stesso soffocamento. Ecco, vi penso, cerco di mandarvi qualche folata di aria leggera e che la luce sia con voi. È una lettera di Saprem a un'amica. E poi dice ancora in un'altra pagina del carnet dell'Apocalisse, un'altra indicazione preziosa, secondo me. Diventare completamente passivo, quasi molle, quasi come un batuffolo di cotone che si lascia impregnare e saturare da questo bagno di Mer e Sri Aurobindo. Allora si ha la percezione quasi dettagliata di milioni di fibre che lentamente, lentamente vengono impregnate, intrise di potenza e di luce, fino a quando il cotone non è completamente saturato, fino in fondo e fino alla fine. Una volta saturato, c'è come un distendersi dell'intero essere che diventa in qualche modo coesteso e fuso, mescolato all'intero bagno completamente o all'intero oceano di potenza luce. Alla fine di questa distensione completa, il corpo, cioè il cotone, riceve una nuova goccia o una nuova iniezione di quel bagno di potenza luce. E lo stesso processo si ripete lentamente, fibra dopo fibra,
fino in fondo, fino alla fine. Un rigonfiamento completo del batuffolo di cotone. Poi distensione o coestensione con il bagno o l'oceano. Allora, in questa passività completa, non c'è più niente che si irrigidisce o che voglia prendere, afferrare, ci si lascia fare totalmente. Ed è come una trasparenza che fa sì che ci si possa espandere la coscienza corporea, cellulare, atomica, senza far scoppiare niente. Infine, ogni goccia o ogni pulsazione diventa sempre più voluminosa o densa e il corpo sopporta meglio questo accrescimento di densità, questo impregnarsi dettagliato, proprio perché è completamente molle, passivo, abbandonato. Si imbeve coscientemente, con amore, nel bagno di Mer e di Sri Aurobindo. È semplice e senza pericolo. Carnet di un Apocalypse, 4 settembre 1983. La materia. Immense possibilità si aprono davanti a noi. Ci viene offerto un avvenire meraviglioso, pieno di sorprese e di gioia, se sappiamo afferrare il filo giusto della nostra evoluzione e se abbiamo il coraggio di puntare il nostro sguardo in noi stessi obiettivamente. Intanto la nostra materia, il nostro corpo, contiene già tutti i miracoli e tutte le meraviglie, allo stato latente, o per così dire, di sonno. Occorre svegliarli o svelarli, metterli in contatto con la loro controparte solare, su, in alto. Bisogna unire il divino quaggiù con il divino lassù. E qui c'è una lunga citazione di Sri Aurobindo che dice: la materia, mezzo di questa evoluzione, sembra incosciente e inanimata, ma ci appare così solo perché siamo incapaci di sentire la coscienza al di fuori di una certa gamma limitata, di una scala fissa o di uno spettro a cui abbiamo accesso. Sotto di noi si trovano zone inferiori a cui siamo insensibili e che chiamiamo subcoscienza o incoscienza. Al di sopra di noi ci sono zone superiori che rappresentano per la nostra natura inferiore, un'irraggiungibile sovracoscienza. La difficoltà della materia non viene da un'incoscienza assoluta, ma da una coscienza
limitata dal suo stesso movimento, cosciente di sé in modo vago, muto, cieco, incapace di rispondere davvero a ciò che eccede la propria forma e le proprie forze. Al suo peggio potremmo chiamarla non tanto incoscienza, quanto nescienza. Il risveglio di una maggiore e sempre crescente coscienza in questa nescienza è il miracolo dell'universo materiale. In ogni particella, atomo, molecola, cellula di materia, vive nascosta e lavora ignorata tutta l'onniscienza dell'Eterno e tutta l'onnipotenza dell'infinito. In ogni particella, atomo, molecola, cellula di materia vive nascosta e lavora ignorata tutta l'onniscienza dell'Eterno e tutta l'onnipotenza dell'infinito. L'involuzione di uno spirito sovracosciente nella materia incosciente è il segreto di questo mondo visibile e apparente. E l'evoluzione di questo sovracosciente dall'incosciente natura è la chiave dell'enigma terrestre. La vita della Terra è l'abitacolo scelto da una grande divinità, il cui volere è attraverso gli eoni di cambiarlo da cieca prigione in magione splendente, nell'alto tempio che toccherà il cielo. Perché potesse darsi un'evoluzione, doveva per forza esserci un'involuzione del divino, altrimenti non ci sarebbe evoluzione. Ma una creazione successiva di cose nuove, non contenute in ciò che le precede, non conseguenze inevitabili o procedimenti in sequenza, ma cose volute arbitrariamente o miracolosamente concepite da una sorte inesplicabile, da una forza casuale e incespicante o da un creatore esterno. Il lungo processo della formazione e creazione terrestre, l'ambiguo miracolo della vita, la lotta per la comparsa della mente, per la sua crescita in un'apparente vasta ignoranza, per regnarvi da interprete, creatrice e sovrana, il preannuncio di qualcosa di più grande che ci porterà dal concluso prodigio della mente all'infinita meraviglia dello spirito, non sono i fortuiti e transitori risultati privi di senso di un qualche caso cosmico con la sua immane combinazione di coincidenze, ma, cioè, non sono la scommessa azzeccata di qualche cieca forza materiale. Tutto ciò è e può essere soltanto perché qualcosa di eterno
e di divino sta celato nell'energia e nella forma della materia. Il segreto dell'evoluzione terrestre è la lenta e progressiva liberazione di questo intimo spirito latente, la difficile apparizione di qualcosa o qualcuno già involuto, con tutte le sue potenziali forze, in una prima base formale che tutto sostiene, i cui lenti movimenti maggiori per emergere sono bloccati da quell'iniziale potere di espressione della materia. Proprio perché questo infinito spirito e questa eterna divinità stanno nascosti quaggiù nel processo della natura materiale, l'evoluzione di un potere al di là della mente è non solo possibile, ma inevitabile. Ora, se l'inventore di questo universo fosse un limitato creatore esterno dedito agli esperimenti, non avrebbe motivo di non fermarsi alla mente e sarebbe soddisfatto dell'ingegnosità del suo operato. Ma poiché la divinità è involuta quaggiù e sta emergendo, è inevitabile che tutti i suoi poteri o gradi di potere debbano emergere uno dopo l'altro finché la sua gloria sia pienamente incarnata e visibile. Anche qui abbiamo una citazione, è Evolution, è un testo di Aurobindo che si intitola Evoluzione. Quindi c'è poi un altro paragrafo interessantissimo, questo dipende quanto vogliamo andare avanti, che dice: gli strati, e qui comincia, gli strati dell'essere, cioè ci fa entrare dentro questa stratificazione che impedisce l'evoluzione della divinità che è dentro ogni particella della materia. E quindi lui dice, il lavoro, dice lo scrittore, il lavoro del pioniere è quindi di andare a scavare negli strati del suo essere per metterli uno dopo l'altro in contatto con la pace, la luce, la gioia, con l'aria pura di superficie. Per prima cosa, in tutto quello che è attività mentale dentro di sé. Poi, negli strati delle emozioni, dei desideri e delle reazioni affettive di ogni tipo, quello che Sri Aurobindo e Mer chiamano il vitale. Poi, in un inverosimile magma di tutte le reazioni del corpo, tanto naturali e automatiche che non ci facciamo nessuna attenzione, mentre invece sono proprio loro a costituire la trama prima dell'esistenza fisica quotidiana. Devo scendere piano le scale, se no cado. Attenzione a quella piega del tappeto proprio qui davanti, è roba da spaccarmi una gamba. Se mi arrampico troppo in fretta, su per la scarpata, mi verrà il fiatone.
Se prendo troppi impegni, domani sarò a pezzi. Se resto al sole più di un'ora, mi scotto, eccetera, eccetera. Niente o quasi è spontaneo nella nostra vita. Tutto è come visto in anticipo e autorizzato oppure no da un nano pauroso e sospettoso che borbotta eternamente acquattato da qualche parte nel nostro essere. Bisogna beccarlo sul fatto, questo nano, per crederci. È lui che Mer chiamava mente fisica. E lei ci dice, per tutti questi giorni ho avuto davanti un problema vecchio come il mondo, ma diventato ora straordinariamente acuto. Era nella coscienza più materiale quello che Sri Aurobindo aveva chiamato disbelief, incredulità. Non è il dubbio appartiene alla mente, ma quasi un rifiuto di ammettere la cosa più evidente se non appartiene al piccolo tran tran quotidiano delle sensazioni e delle reazioni più comuni. Una specie di impossibilità di ammettere e di riconoscere l'eccezionale. Questo disbelief, questa incredulità, è la base della coscienza. E in più è accompagnato da un, diciamo, un pensiero, ma è una parola eccessiva per una cosa assolutamente comune, da un'attività mentale fisica che ti fa pensare le cose, che prevede sempre, immagina e conclude, a seconda dei casi, in un modo che io chiamo disfattista. Un meccanismo, insomma, che evoca automaticamente l'idea di tutte le cose negative che possono succedere. Ma in una zona proprio rasoterra, nella vita più ordinaria, ristretta, banale, nel mangiare, nel muoversi, insomma, nelle cose più volgari. A livello del pensiero è abbastanza facile da controllare e da dominare. Ma queste reazioni che vengono dalle zone più basse sono talmente infinitesimali che si fa fatica persino a rendersene conto. Citazione di Satprem dal Carnet dell'Apocalisse, che dice: mi piacerebbe. Questo credo che sia una lettera ad un'amica. L'avevo pubblicata già. Mi piacerebbe prendervi la mano e dirvi: vedi, non è così complicato. È necessario soltanto fermarsi un po', alcuni secondi, riprendere la propria respirazione, ricollegarsi alla sorgente. Allora è semplice. Questa piccola respirazione in mezzo alle cose, questo tempo di sosta per un niente che è tutto e che fa tutto. Questa fiducia nell'anima che guida da dietro è tutto quello che occorre, la chiave di tutto.
bisogna provare. Si dimentica e poi occorre ricordarsi. Si dimentica ancora e ci si aggrappa di nuovo, come un supporto tranquillo che porta le cose. Si respira meglio, si vede meglio, si vive meglio. Bisogna ricordarsi di questo per un attimo e si crea come un buco in questo soffocamento ambulante, un richiamo d'aria dal quale entra istantaneamente la buona luce, la buona azione, la buona decisione, la distensione. Il vasto della vita. Bisogna ricordarsi. Bisogna respirare ogni tanto, un secondo, sul bordo di un marciapiede, aprendo una porta. Non importa dove, non importa quando. Ci si ferma. E si pensa a questo. Allora tutto cambia. Allora tutte le porte si aprono. Urtiamo solo contro il nostro stesso soffocamento. Ecco, vi penso, cerco di mandarvi qualche folata di aria leggera e che la luce sia con voi. È una lettera di Saprem a un'amica. Poi dice ancora in un'altra pagina del carnet dell'Apocalisse, un'altra indicazione preziosa, secondo me. Diventare completamente passivo, quasi molle, quasi come un batuffolo di cotone che si lascia impregnare e saturare da questo bagno di Mer e Sri Aurobindo. Allora si ha la percezione quasi dettagliata di milioni di fibre che lentamente, lentamente vengono impregnate, intrise di potenza e di luce, fino a quando il cotone non è completamente saturato, fino in fondo e fino alla fine. Una volta saturato, c'è come un distendersi dell'intero essere che diventa in qualche modo coesteso e fuso, mescolato all'intero bagno completamente, o all'intero oceano di potenza luce. Alla fine di questa distensione completa, il corpo, cioè il cotone, riceve una nuova goccia o una nuova iniezione di quel bagno di potenza luce. E lo stesso processo si ripete lentamente, fibra dopo fibra, fino in fondo, fino alla fine. Un rigonfiamento completo della
del batuffolo di cotone. Poi distensione o coestensione con il bagno o l'oceano. Allora, in questa passività completa, non c'è più niente che si irrigidisce o che voglia prendere, afferrare. Ci si lascia fare totalmente. Ed è come una trasparenza che fa sì che ci si possa espandere la coscienza corporea, cellulare, atomica, senza far scoppiare niente. Infine, ogni goccia o ogni pulsazione diventa sempre più voluminosa o densa e il corpo sopporta meglio questo accrescimento di densità, questo impregnarsi dettagliato, proprio perché è completamente molle, passivo, abbandonato. Si imbeve coscientemente, con amore, nel bagno di Mer e di Sri Aurobindo. È semplice e senza pericolo. Carnet di un Apocalypse, 4 settembre 1983.